Questa è la tragica storia di John Edward Jones. Ci troviamo in America, nello stato dell'Utah. Fin da piccolo, John e il fratello Josh accompagnavano spesso il padre a esplorare grotte. Luoghi che molte persone possono trovare spaventosi, invece John trovava questi luoghi oscuri e stretti affascinanti. Anche se, crescendo, col tempo ha smesso di visitare il sottosuolo così spesso, ma aveva ancora mantenuto i ricordi della sua infanzia. Ecco perché, nel 24 novembre del 2009, due giorni prima del giorno del ringraziamento, ha deciso di fare una piccola avventura insieme alla sua famiglia e un paio di amici. Intorno alle ore 8 di sera, a quasi 90 km dalla città di Salt Lake City, il gruppo entrò nella Nutty Patty Cave, una grotta formata da una serie di vicoli stretti e scivolosi e quindi non proprio adatta a persone con una corporazione, diciamo, formosa. Ma nonostante ciò, questa grotta era considerata adatta per principianti. John e Josh erano molto eccitati di poter di nuovo trascorrere finalmente del tempo insieme, esplorando il sottosuolo come hanno fatto per molto tempo insieme al padre. Ma non erano più bambini. John ora aveva 26 anni, studiava medicina, era sposato e aveva un figlio di un anno. A circa un'ora dall'inizio dell'esplorazione, John decise di cercare una delle formazioni più famose della grotta Nutty Patty. Questa formazione si chiama Canale del Parto, è un passaggio molto stretto che gli speleologi devono attraversare con attenzione se osano. John trovò questo stretto passaggio e si fece avanti per primo, muovendosi in avanti usando i fianchi, lo stomaco e le dita, ma in pochi minuti si rese conto di aver commesso un grave errore. John sapeva che ora era quasi bloccato e non aveva spazio per girarsi. Non aveva nemmeno spazio per dimicolarsi e tornare indietro. Doveva cercare di andare avanti. Lui in fondo conosceva la mappa della grotta e sapeva bene che il tratto in cui si trovava si sarebbe poi allargato. Cercò di espirare l'aria nel petto in modo da poter entrare e andare avanti nello spazio davanti a lui, uno spazio che aveva circa le dimensioni dell'apertura di una classica lavatrice. Ma quando John inalò di nuovo e il suo petto si gonfiò di nuovo, rimase bloccato del tutto. Vedete, John non era affatto nel tratto dove pensava di essere, bensì in un vicolo molto stretto da un'altra parte della grotta che non era ancora stato esplorato prima d'ora. Con calma, John cercò di chiamare aiuto. «Sono bloccato, non riesco ad andare avanti!» E il fratello Josh fu il primo a trovarlo e inizialmente si fece beffa di lui. «Devi mangiare di meno, John!» Sarebbe stata una storia divertente da raccontare a tavola nel giorno del ringraziamento. Ma quando John iniziò a cercare di tirare fuori il fratello, si rese conto della gravità della situazione. E il tentativo del fratello di aiutare John andò storto. John scivolò addirittura ulteriormente nel corridoio, rimanendo intrappolato peggio di prima. Mentre il resto del gruppo rimase a confortare John, Josh uscì fuori dalla grotta per trovare segnale sul telefono e poter chiamare aiuto. Ma anche una volta arrivati i soccorsi, devo ricordarvi che John era ancora intrappolato a 121 metri dentro la grotta e 30 metri sottoterra. Portare persone, attrezzature e forniture fino a quel punto ha richiesto circa un'ora. Il primo soccorritore a raggiungere John è stata una donna di nome Susie Motola, che è arrivata verso la mezzanotte e mezza del 25 novembre. A quel punto John era rimasto intrappolato a testa in giù già da 3 ore e mezza. Motola si presentò a John, anche se tutto ciò che poteva vedere di lui erano un paio di scarpe da corsa. «Ciao Susie, grazie per essere venuta», disse John. «Ma voglio davvero, davvero uscire da qui». Nelle successive 24 ore, più di 100 soccorritori hanno lavorato febbrilmente per liberare John Edward Jones dalle profondità della Nutty Patty Cave. E il miglior piano che avevano era usare un sistema di carrucole e funi per cercare di liberare John dalla sua pericolosa posizione. Ma il tempo stava scadendo, vedete, l'angolo verso il basso in cui John era intrappolato stava mettendo un grande stress sul suo corpo, perché una posizione del genere richiede che il cuore lavori sotto molto sforzo per pompare continuamente il sangue fuori dal cervello. Ovviamente quando il corpo è diritto verso l'alto è la gravità che fa questo lavoro e il cuore non deve sopportare quel carico. I soccorritori legarono John con una corda collegata a una serie di carrucole. Tutto era pronto e tirarono più forte che potevano. Riuscirono addirittura a tirarlo qualche centimetro fuori dal buco, ma poi si resero conto che non potevano più andare oltre, dato che le gambe di John toccavano già il soffitto. L'angolatura del vicolo rendeva impossibile il salvataggio. E poi, all'improvviso e senza preavviso, una delle pullegge si è guastata e John scivolò di nuovo dentro il vicolo stretto. Roundy, uno dei soccorritori, ritiene che la pullegge si sia allentata nel suo punto di ancoraggio nella parete della grotta, dato che la parete contiene una notevole quantità di argilla sciolta. L'operazione con funo e carucole non poteva più essere eseguita. I soccorritori non avevano altri piani praticabili e John era intrappolato. Roundy ripete il salvataggio ancora e ancora nella sua testa, anche anni dopo l'incidente.
ho rivisto l'intera missione, desiderando che avremmo fatto questo piccolo dettaglio in modo diverso. Potevamo magari spezzargli le gambe per poterlo tirar fuori o usare della dinamite in punti precisi, ma è inutile adesso pensare a cosa avremmo potuto fare. Abbiamo fatto del nostro meglio. Senza speranza di salvataggio, e dato che il suo cuore ormai ha sofferto ore e ore di tensione a causa della sua posizione a testa in giù, John è stato dichiarato morto per arresto cardiaco poco prima della mezzanotte della sera del 25 novembre 2009. I soccorritori avevano trascorso 27 ore cercando di salvare John. La Natty Patty Cave fu sigillata per sempre una settimana dopo la morte di John. Non hanno mai recuperato il suo corpo. La grotta diventò la sua tomba.